Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi non andremo a fare nessun progetto uncinettoso, ma bensì andiamo a fare una ricettina. Una ricettina che a me fa tanto piacere poterla condividerla con voi. E quindi oggi niente come ferri non andremo ad, un, ad utilizzare, diciamo, uh, l'uncinetto. E tutti i suoi materiali, ma bensì andremo un po' a pasticciare e, e niente quindi, oggi voglio dedicarvi la ricetta dei taralli sugna e pepe, che sono una specialità eh, campana, e soprattutto napoletana. e Quindi, forse non tutte voi lo sapete, ma io sono campana. E quindi abito nella provincia di Napoli, quindi non sono proprio città città, ma periferia. E, e niente, e oggi voglio dedicarvi appunto questa ricettina con l'occasione che eh, li devo fare perché li devo regalare. Allora ho pensato di condividere questa ricetta insieme a voi. Spero che. Che vi possa piacere e soprattutto eh, che possiate essere interessate eh, a questo tipo di tutorial che io oggi ho, ho voluto diciamo proporre e dedicare a voi ovviamente perché dovete sapere che oltre all'uncinetto io ho molteplici passioni quindi e diciamo che la cucina è anche una uh, di quelle e... Ci tengo solo a precisare una cosa: che non mi ritengo una chef, non mi ritengo una cuoca, assolutamente no. Sono una semplice uh, casalinga, se così la vogliamo uh, definire, e quindi. Ho la passione della cucina e quindi io non andrò ad utilizzare eh, né accessori né tantomeno chissà cosa eh, professionali ma bensì casereccio quindi alla portata di mano e, e alla portata della semplicità eh, del quale sono io composta e niente ok allora ragazze se siamo pronte io direi di andare alla ricettina allora io oltre ad indicarvi man mano eh, diciamo gli ingredienti necessari che servono per realizzare questi taralli ovviamente vi scriverò poi nell'info box eh, tutta l'intera ricetta eh, cioè vi scriverò gli ingredienti eh, uno per uno nell'info box quindi anche per abbreviare un po' tutta la situazione, però in anticipo io vi dico già quali sono gli ingredienti che eh, sono necessari per la ricetta. Ok, perfetto, allora la prima cosa dobbiamo andare a, a preparare il lievitino, quindi per fare il lievitino avremo bisogno di 100 g di farina Manitoba, 80 ml di acqua tiepida, 1 grammo di zucchero e 8 grammi di lievito di birra fresco. In alternativa, se non avete il lievito di birra fresco, volete utilizzare quello secco? Vi basteranno solamente 3 grammi. Quindi una volta Indicato anche gli ingredienti per il nostro lievitino, lo andiamo praticamente a preparare. Quindi in una ciotolina versiamo tutta l'acqua. Al suo interno ci aggiungiamo eh, il lievito. e con un mesolino in legno lo andiamo a sciogliere. Quindi abbiamo cura di eh, sciogliere bene bene tutto il lievito nell'acqua. Non vi ho detto all'inizio della ricetta all'inizio della presentazione della ricetta che questa è una ricetta originale, nel senso che mi è stata tramandata da un carissimo amico di famiglia che eh, lui abitava a Napoli, proprio nel centro di Napoli e come mestiere faceva proprio questo, faceva i taralli sugna e pepe. E li vendeva, li vendeva eh, praticamente sul lungomare di Margellina. Che ancora oggi, chi ha la fortuna di poter venire, potrà benissimo vedere e assaporare questi taralli, che sono buonissimi. Andrebbero mangiati caldi per assaporare tutto il loro sapore, ma freddi vanno bene comunque, fatti nel modo. Come dovrebbero essere fatti sono buonissimi. Perfetto, una volta che abbiamo sciolto il lievito, aggiungiamo praticamente il grammo di zucchero. Andiamo a sciogliere bene anche tutto il lo zucchero e alla fine aggiungiamo un po alla volta la farina. così. Il lievitino è importante. È importante perché permette la giusta la giusta morbidezza e sofficità che deve avere il tarallo Sugna e Pepe. Ecco qua. Mescoliamo molto velocemente in questo modo. così. Quindi andiamo a ripulire tutti i bordi dall'impasto. Ecco qua. Non necessita di una lavorazione in particolare, quindi va bene anche così. Vi aggiungo che per il prossimo impasto, perché questo dovrà eh, diciamo riposare un po' almeno un 45 minuti un'oretta io vi dico i tempi più o meno così approssimativi perché dipende anche dalla temperatura che abbiamo in casa perché il lievitino deve diciamo eh, lievitare un po e dicevo io per comodità userò la planetaria per preparare l'impasto ma chi magari non ha eh, la, la planetaria potete tranquillamente impastare a mano. Quindi fate la classica fontana sul tavolo, aggiungete tutti gli ingredienti e lavorate per circa 10-15 minuti. Ok, perfetto. Io direi che il lievitino è pronto, è ben amalgamato. Eccolo qua, andiamo a ripulire perfetto ecco qua e poi questo lo andiamo a sigillare se avete un contenitore come me che è munito del suo tappino benissimo ecco qua lo chiudiamo lo mettiamo in un angolo qualsiasi della cucina e attendiamo che ehm, Lieviti un po', circa quindi, quindi intorno ai 45 minuti, anche un'oretta. Potrebbe anche lievitare prima, vi ripeto, tutto dipende dalla temperatura che noi abbiamo in casa. E in alternativa, se non avete un contenitore come il mio con il suo tappino sopra, possiamo tranquillamente sigillare con um, della carta velina. Ok? A dopo! Perfetto, allora adesso vi indico gli ingredienti per preparare eh, l'impasto. Quindi avremo bisogno di 400 g di farina 00, 100 ml di acqua tiepida, 200 g di strutto, 150 g di mandorle mi raccomando mi raccomando quelle là non pelate poi avremo bisogno di 10 g di pepe macinato 20 g di sale 5 g di miele allora nel frattempo, che il nostro lievitino ovviamente lievita, noi prendiamo le mandorle, quindi andiamo a prendere le 150 grammi di mandorle e le andiamo a tostare in forno a 200 gradi per circa eh, 5-8 minuti. Una volta che le abbiamo tostate, le mettiamo a raffreddare e quando il nostro lievitino sarà eh, praticamente pronto, quindi fra eh, i più o meno i 45 minuti che vi ho indicato eh, all'inizio. Una volta che è pronto il lievitino, li andiamo ed impastiamo eh, diciamo, tutto l'impasto che vi ho appena, el appena elencato per preparare l'impasto. Allora io per comodità lo farò eh, nella planetaria, quindi metterò tutto insieme nella planetaria, metterò prima eh, il lievitino, poi aggiungerò l'acqua, lo faccio sciogliere e poi dopo aggiungerò tutti i restanti eh, ingredienti. Ah, un particolare solo mi ero dimenticata, le mandorle dopo che le avete tostate e fatte raffreddate vanno tritate però mi raccomando non troppo finemente, quindi do, devono rimanere un po' diciamo grossolane, non del tutto, ma un po' e un po'. Ok, perfetto. Allora io ripeto, farò l'impasto, lo preparerò nella planetaria, quindi poi dopo ve lo farò vedere uh, nel, um, nel suo insieme. Uh, se voi non avete una planetaria, per poter impastare il tutto lo potete fare tranquillamente a mano, quindi fate la classica fontana su un tavolo o in un recipiente abbastanza capiente e lì aggiungete tutti gli ingredienti che vi ho appena elencato per l'impasto. Amalgamate tutto insieme e lavorate per circa 10-15 minuti. Una volta che l'impasto è pronto vi faccio vedere poi come realizzare i taralli. Allora ragazze, volevo farvi vedere come devono come devono essere, diciamo, le mandorle una volta che le abbiamo tritate. Ecco qua, devono avere praticamente questa consistenza, vedete? Leggermente anche un po' grossolane, non troppo, ma quel pizzico che eh, diciamo, eh, ovviamente eh, ci deve stare ecco perché non deve essere solo polverizzata eh, la mandorla, ma bensì deve eh, risultare anche un po' diciamo a, a granelli grossolani. Ok, e ovviamente anche queste, una volta che le abbiamo eh, tostate, raffreddate e poi tritate, le aggiungeremo, le aggiungeremo all'impasto. Ok, a dopo. Ci siamo ragazze, allora il mio impasto è pronto, ve lo faccio vedere, ecco qua, spero che si riesci a vedere e una volta che è pronto l'impasto praticamente lo vado ad adagiare sul piano, ecco qua. Allora, io non uso una base in legno perché ho la mia tavola che è in marmo e sinceramente mi trovo meglio si lavora meglio l'impasto ma qualsiasi tipo di, di impasto quindi non solo questo ecco qua vedete come deve risultare l'impasto una volta o tolto dalla planetaria oppure una volta diciamo lavorato comunque a mano e quindi gli, gli diamo ancora una leggera mescolata così le mani in modo di andare a compattare bene bene tutto l'impasto, ecco. Vedete come, come già risulta ben compatto tra le mani, ecco qua semplice, molto molto semplice. Ci vuole più a spiegare che a fare, <ride> ecco qua. Perfetto, benissimo. Allora, una volta che abbiamo pronto il nostro eh, impasto, adesso andiamo a eh, staccare dall'impasto dei pezzetti di circa 70 grammi. Io mi prendo la mia bilancia e un coltello che mi ero dimenticata di prepararmi. Quindi. Vado a pesare, più o meno i 70 grammi. Così ok. Adesso è troppo. Ecco qua, perfetto: giusto 70 Quindi, una volta che eh, ci siamo preparati, ovviamente. Tutti i, tutti i pezzetti, eh, ognuno da eh, 70 grammi circa, li andiamo un po' a compattare così tra le mani e poi andiamo a eh, stendere un salsicciotto più o meno sui 30-40 centimetri di lunghezza. Quindi partiamo sempre un po' eh, dal centro. Ecco, è venuta talmente friabile. <ride> ok, lo rifacciamo, dai. Questo è il bello della, diciamo, diretta. Non è una diretta, ma la stiamo facendo diventare praticamente. Ok. Il mio carissimo amico, che adesso purtroppo non c'è più, mi diceva che quando, quando l'impasto... Tende a rompersi tra le mani nel momento in cui andiamo ad arrotolare per fare il tarallo, vuol dire che la friabilità è arrivata al punto giusto. Ecco qua. Allora, una volta ottenuto il nostro salsicciotto, praticamente lo andiamo a piegare in questo modo, così. Uniamo le due estremità e poi andiamo a fare questo movimento di andare ad intrecciare le due parti, così, vedete? E poi chiudiamo a cerchio. Ecco qua. E questo è il tarallo ovviamente nella sua classica forma a cerchio ma siccome che io eh, li voglio fare anche eh, diciamo la treccia quella la lunga quindi molto semplicemente dopo aver ricavato il mio salsicciotto vado a fare così piego sempre a metà il salsicciotto e poi lo intreccio in questo modo ecco qua e alla fine unisco sempre ovviamente le due estremità così vedete e procediamo ovviamente in questo modo per tutto l'intero impasto che noi abbiamo a disposizione e man mano che eh, produciamo i nostri taralli li andiamo praticamente a mettere in una teglia con eh, carta forno sotto in modo che eh, non aderiscono alla teglia direttamente e eh, una volta che abbiamo fatto questo vi faccio vedere poi come procedere. Okay, ragazze ecco qua io ho terminato di preparare eh, tutti i taralli quindi a terminare l'intero impasto ed ecco eh, come si presentano allora con questo impasto ne vengono 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 approssimativamente 17, 17 18 pezzi ecco a me ne sono sono venuti uh, 18 pezzi, perfetto. Allora, una volta che tutti i taralli sono pronti, a questo punto andiamo a prendere uh, delle mandorle che io ho messo da parte a, um, ad ammorbidirsi leggermente in un po' di acqua, sono circa 30-40 mandorle, e, ovviamente. Perdonatemi, mi sono dimenticata di dirvelo all'inizio, però poi dopo in descrizione sotto nel video vi metterò per intero eh, tutte le quantità precise e esatte della ricetta. E, sono 30-40 mandorle, quindi circa 50 grammi al di fuori delle 150 grammi che abbiamo utilizzato per la preparazione dell'impasto. Quindi a parte... Le mettiamo in un po' di acqua, le facciamo leggermente, un po' così, eh, riposare nell'acqua e, e poi le prendiamo e ne andiamo a metterle, diciamo, nel, nel centro di ogni eh, tarallo, premendo leggermente in modo che affondano nell'impasto. E poi durante la cottura ovviamente staremo attente a non farle eh, fuoriuscire, ecco qua quindi facciamo questa operazione andiamo a mettere due tre mandorle a seconda al nostro piacimento le andiamo a mettere eh, così per tutti gli altri taralli Perfetto, una volta che abbiamo uh, fatto anche quest'altro passaggio, quello di aggiungere le mandorle crude. Mi raccomando, queste qua devono essere crude, le aggiungiamo su ogni tarallo. Non facciamo altro che prendiamo un, uh, uno strofinaccio da cucina, ovviamente pulito, e le andiamo a coprire. Una volta che le abbiamo coperti, li lasciamo riposare per circa tre ore. Non vi dico, non uso il termine lievitare, perché in realtà questo non è un impasto che lievita eh, chissà quanto. Quindi non vi dico lievitare, ma vi dico riposare per tre ore. Lasciamoli così per circa tre ore. Passate le tre ore, li andremo ovviamente poi ad uh, infornare e, e quando sarà il momento di infornarli vi dirò che cosa fare e come procedere per la cottura. Ok? A dopo! Perfetto, ragazze. Allora, ecco qua dopo ben tre ore di eh, riposo dei nostri taralli sugna e pepe. Ecco qua che sono adesso pronti per essere infornati. Come avete potuto notare, eh, diciamo sono lievitati, così per dire lievitati, ma in realtà, questo non è un impasto, come vi ho detto anche prima, che necessita di una lievitazione. Uh, a tal punto da, da vedere, diciamo, um, il tarallo ingrossato, uh, chissà di quanto, no, assolutamente, proprio è una cosa proprio minima minima. Quindi, allora, una volta che uh, è trascorso uh, il tempo delle tre ore, a questo punto ci andiamo ad uh, come dire, ad utilizzare uno spruzzino come questo con dell'acqua all'interno e non facciamo altro che ad andare ad praticamente uh, umidificare spruzzando ecco così spruzzando un po' di acqua sopra ogni tarallo in modo che lo rendiamo umido e lucido, ovviamente ecco qua così quindi una cosa proprio molto casereccia ma da un risultato eh, fenomenale perfetto allora una volta che siamo andati poi ad uni, ad um, umidificarli con eh, dell'acqua praticamente dopo accendiamo il forno e um, lo portiamo a temperatura di 180 gradi. Una volta che il forno è arrivato a 180 gradi, inforniamo i nostri taralli e li facciamo cuocere per i primi 20 minuti a 180 gradi. Poi abbassiamo la temperatura a 150 gradi e continuiamo la cottura per altri 30 minuti il forno deve essere ventilato ovviamente eh, per quanto riguarda queste mh, le, cioè, per quanto riguarda la cottura ogni forno è a sé però eh, diciamo che più o meno i minuti standard sono questi quindi 20 minuti per i per i primi 20 minuti forno a 180 gradi poi lo abbassiamo a 150 e li facciamo cuocere per altri 30 minuti. Una volta cotti, ci vediamo alla fine per il risultato finale. A dopo. Ed ecco qua i nostri taralli sugna e pepe, finalmente finiti. Ecco qua, sono bellissimi. Direi proprio, se me lo permettete, spettacolari. E non vi dico il profumo che c'è eh, per tutta la casa e quindi è da poco che li ho sfornati sono ancora caldi e quindi come sempre mi ritengo sempre soddisfatta del risultato finale ecco qua ve lo faccio vedere un po più ravvicinato ecco qua questa è la parte sottostante e questa è eh, la parte superiore del, del tarallo ecco qua qualcuno anche a trecina ecco qua ragazze sono sono stupendi sono meravigliosi e sono buonissimi e soprattutto sono friabilissimi sono di una friabilità proprio unica e niente ragazze, io spero che, che questo progetto, ecco io lo chiamo progetto, spero che sia stato di vostro gradimento e vi sia piaciuta eh, la ricetta che vi ho proposto. Certo, non è una ricetta che è eh, nuovissima, è una ricetta che si può dire quasi secolare, eh, però ovviamente ognuna la interpreta sempre nel, nel modo in cui lo vuole interpretare. Io eh, per quel poco che ho conosciuto, il mio carissimo amico, eh, so che la ricetta che lui mi ha dato è una ricetta posso dire con orgoglio eh, di essere una ricetta originale quindi perché lui questo faceva in vita in vita sulla terra lui faceva proprio questi i taralli sugna e pepe e io li ho dedicati a lui ecco come sempre e, bene ragazze ok io vi ringrazio per avermi seguita se avete qualche qualche domanda da farmi Tranquillamente potete scrivermelo eh, nei commenti. Io sarò lieta di potervi leggere e automaticamente anche di rispondervi se avete qualche domanda da, da propormi. E, niente, poi che dirvi? Vi faccio una domanda io a voi e vi chiedo se ehm, siete d'accordo e se vi piace questa idea che io magari così di tanto in tanto, non sempre ripeto perché è una passione, però non è che, che sono organizzata per fare i tutorial di cucina, assolutamente no, non, non esiste. L'ho voluto fare perché... Così anche per fare un po', diciamo un'esperienza un poco nuova e anche diversa, ovviamente, ma non è che io eh, ripeto, sono una chef oppure me ne intendo di, eh, di, di cucina ad alto livello, assolutamente. Questa è la mia cucina ed è quella casereccia. Quindi che si fa tutto alla mano, che si fa tutto bello, pratico, e veloce, ma soprattutto buono. E niente, quindi, se vi fa piacere eh, che io ogni tanto magari vi propongo una mia ricettina, me lo fate sapere nei commenti. Come anche al contrario, se assolutamente non volete, me lo scrivete e non ci saranno problemi assolutamente, andremo avanti solo ed esclusivamente con, con tutorial inerenti all'uncinetto. Ma vi ripeto, mi andava questa novità e, e l'ho fatta tranquillamente senza nessun problema e soprattutto senza nessun scopo, come sempre. Perfetto ragazze, ok mi sono dilungata proprio di tantissimo e niente io vi saluto un bacio a tutti ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete fatto così potete rimanere aggiornate su tutti i tutorial uncinettosi che io andrò a pubblicare un bacio a tutti grazie mille e alla prossima ciao ciao